Ciao, buongiorno, siamo di nuovo a farci il nostro solito post del dopo martedì e oggi eravate anche tantissimi, avevamo lanciato il tema Ogni lasciata persa e bisogna rimuginare, grazie anche al vinile di Colpa d'Alfredo di Vasco Rossi, dove si parlava appunto di occasioni perse. Beh, voi avete iniziato a raccontare le vostre occasioni perse come quella di Gas che ad esempio ha dovuto scegliere tra un caposquadra oppure un pianificatore di manutenzione e lui ha scelto di diventare un pianificatore di manutenzione, oppure mega naturista che ci teneva tanto ad andare in TV alla prova del cuoco con Antonella Clerici, ma ahimè per, come si dice, un guasto, per la macchina, della macchina, insomma, non è riuscito ad arrivare in tempo e quindi è saltato questa prova. Mannaggia, doveva portare anche una ricetta che raccontava un po' un luogo storico e questo era sicuramente interessante. Peter dice che insomma non tutte le volte quando si perde un'occasione si può dire ogni lasciata persa. Nel suo caso era il 1999, passeggiava a Gaeta con gli amici e la sua ragazza quando la sua ragazza incontra un'altra ragazza e di qui per Peter è nato, è scoccata la scintilla, tant'è che ha lasciato la prima ragazza per mettersi con questa che è diventata sua moglie ed ha avuto due bellissimi bambini. Quindi dice chissà se non avessi colto, no, la palla al balzo, che cosa insomma sarebbe potuto succedere. E quindi, come abbiamo detto, okay, va, in questo caso è andata bene. Si è parlato anche della tintarella integrale, cosa che farà il mega naturista il 1 maggio, che andrà sul fiume Sesia e dice sarebbe fantastico riuscire ad andare per la prima esposizione solare del 2022, anche se, mamma mia, ancora presto, devo dire la verità, ma questo ci piace. E oppure ancora quello che insomma abbiamo continuato a raccontare del fatto che ad esempio invece Gas ha la bronzatura estiva che se ne sta andando perché essendo in Australia sta arrivando l'autunno e quindi in qualche modo deve fare anche i conti con questa bronzatura che piano piano se ne va, ma insomma Gas almeno la prendiamo noi un po' di sole adesso. Paolo Poggi dice che è convinto che bisogna vivere senza rimorsi, quindi andare dove ci porta il cuore. Sono d'accordo, senza vivere mai di ripensamenti. E poi Luciano che ci racconta la sua bellissima storia di quando dice che appunto 21 anni fa si era fermato proprio a prendere un caffè in un bar trattoria e parlando poi con il barista era venuto fuori che insomma voleva accedere all'attività e così in questo senso Luciano ha colto l'occasione, ha rilevato, scusate, questa trattoria che ricordiamo essere sopra Genova e in qualche modo sono 21 anni che continua questa attività e quindi di qui insomma tutto quello che ne è derivato che avete scritto anche di filosofi, no? Che hanno scritto che alla fine insomma, se lavori e fai un lavoro che ti piace, sì, lavorerai per tutta la vita, ma non ti sembrerà di farlo. E poi Peter che dice che in qualche modo la nostra vita è tracciata e che sì, possiamo in qualche modo cambiare qualcosina, fare anche un'inversione a due, anche se secondo me non tutti siamo pronti, e che nel suo caso, insomma, ha dato veramente un senso di libertà. Si è parlato di temperature del Portogallo e di quanto oggi facesse anche un pochettino fresco, mentre insomma in Australia ci sono ancora 23 gradi al pomeriggio e 9 di notte, ma devo dire che effettivamente si ha comunque una buona temperatura, gas, non ti devi lamentare ancora, nonostante sia appunto l'autunno. E poi andiamo a chiudere parlando ancora di chi in qualche modo continuava anche a prendere il fiume, il sole, scusate, in modo naturale, come Buddy che lo sta facendo sul fiume Stura oggi, che devo dire la verità non fa caldissimo e tutto questo c'è anche un po' di venticello, quindi vabbè, complimenti a Buddy che insomma sfida anche queste temperature per cercare di abbronzarsi per arrivare pronto all'estate. E poi i viaggi che si possono fare, visto che abbiamo parlato di viaggi, alla Villa Taranto a Pallanza o ancora in Puglia, grazie a Pachi, che insomma ci sono stati dati così dei suggerimenti, come ad esempio anche a Mantova per la fioritura delle ninfee, visto che abbiamo parlato anche di tulipani.
Questo è tutto, quindi come ci siamo detti stamattina, beh, vi auguro una buona Pasqua, ci ritroviamo il martedì dopo Pasquetta, quindi mi raccomando, fatemi arrendere se dovete farli, ma pulite. Cosa lasciate in giro? Perché dobbiamo lasciare pulito il nostro territorio, o comunque sia festeggiate con i vostri cari, che ci crediate o meno, insomma, una serena Pasqua. Non mangiate troppo cioccolato perché poi vi fa male, poi ingrassate e bisogna fare troppa attività fisica e per qualcuno va bene, per altri magari non tanto perché non si ha tanta voglia. Va bene, come sempre potete scrivermi a email@libero.it, seguirmi su Patreon Simona Non Solo Radio, o comunque trovarci qua martedì prossimo. Abbiamo già dato il tema, ma lo ricorderemo. Si parla di scuola martedì prossimo, come ci ha suggerito Peter, insomma, le cose belle e brutte che sono successe a scuola. Va bene, io inizio a scrivere il tema e vediamo. Nel frattempo vado a vedere come proseguono qua i lavori di montaggio del ponte, per poi insomma tinteggiare, magari poi chiedo di venire a tinteggiare anche a casa mia. È tutto, ciao, a martedì prossimo, buona Pasqua, ciao.